Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la morte di una donna di 64 anni di Salerno per una polmonite da legionella. A seguito del decesso sono scattati controlli in una clinica privata a Aretina. Secondo quanto ricostruito dall'ufficio di igiene pubblica dell'ASL Toscana Sud-Est, la 64enne era arrivata ad Arezzo per essere sottoposta il 14 febbraio scorso ad un intervento chirurgico alla clinica San Giuseppe Hospital di Messa il 19, era poi rientrata a Salerno, ma dopo alcuni giorni avrebbe accusato febbre e difficoltà respiratorie. La donna è deceduta all'ospedale di Vallo della Lucania dopo pochi giorni la diagnosi di polmonite provocata da legionella. L'ASL Salernitana aveva inviato la segnalazione all'ASL Toscana Sud-Est ed erano partiti tutti gli accertamenti. Lunedì prossimo poi l'azienda sanitaria procederà ad effettuare altri prelievi a campione nel sistema idrico della clinica privata. Voltiamo pagina per tornare al processo Coengas. Ieri la requisitoria del procuratore capo Roberto Rossi, oggi invece la parola alle difese. Parola alle difese e alla vela del Tribunale di Arezzo per il processo Coengas che ruota attorno a consulenze da mezzo milione di euro, inutili secondo la procura. Il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi aveva chiesto la condanna a 6 anni complessivi per Francesco Macri, ex presidente di Estra, 2 anni e 2 mesi per il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che deve rispondere di abuso d'ufficio e favoreggiamento, 1 anno e mezzo per l'assessore Alberto Merelli. Proposte pene pesanti anche per l'avvocato fiorentino Pier Ettore Olivetti Razon, 4 anni e mezzo per peculato, per l'ex presidente della partecipata comunale multiservizi Luca Mendola, 2 anni e mezzo per corruzione e per il consigliere comunale Roberto Bardelli. Ancora 2 anni e mezzo per istigazione alla corruzione, 5 poi le richieste d'assoluzione. Tema centrale è la natura giuridica di Coengas ed Estra. Il procuratore Rossi ha chiesto di considerarle di diritto pubblico, diametralmente opposta alla ricostruzione della difesa di Macri, accusato di peculato e abuso d'ufficio, che ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Non vediamo dove sia il dolo, al di là della potenziale illegittimità amministrativa. Rispetto alla Severino, che è molto discutibile e interpretabile, è evidente a tutti che non c'è il dolo e soprattutto il tema è quanti soggetti si sono messi d'accordo per compiere questo delitto. Anche i legali del commercialista aretino Marco Cocci, imputato per le consulenze d'oro, circa 100.000 euro ritenute peculato, hanno chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Secondo noi, quanto riportato in questo processo è frutto di suggestioni, perché sono state affermazioni che a nostro giudizio non hanno retto al vaglio dibattimentale. Stesso principio sarà seguito anche dai legali di Razon. Al suo studio Coengas aveva affidato consulenze per 300.000 euro. Controlli a tappeto in città da parte dei carabinieri, un'operazione che ha portato i militari ad individuare un nascondiglio utilizzato da spacciatori al momento ignoti, nel quale sono stati rinvenuti e sequestrati mezzo chilo di hashish diviso in 5 panetti, 5 grammi di marijuana e 7 grammi di cocaina, trovato poi anche il materiale per il confezionamento. Nel corso dei controlli è stato anche denunciato un cittadino di nazionalità gambiana per il reato di danneggiamento aggravato perché ritenuto responsabile della rottura del meccanismo elettrico di una sbarra di passaggio e della rottura del lunotto posteriore di un'auto con grosse pietre scagliate violentemente. In Valdarno invece controlli a tappeto dei poliziotti del commissariato, identificate 16 persone, verificati 7 veicoli, elevate poi 2 sanzioni al codice della strada. Controlli che hanno permesso anche di rintracciare un veicolo rubato in provincia di Firenze poche ore prima. Sono stati poi sempre in Valdarno verbalizzati i titolari di 4 esercizi commerciali nei confronti dei quali sono state elevate sanzioni amministrative complessivamente pari a 14.400 euro per l'impiego di 4 lavoratori in nero, prevista anche la sospensione dell'attività. Restiamo in Valdarno, dove è scattata la denuncia per una colf accusata di aver derubato gli anziani dei quali si prendeva cura.
Prima i gioielli, poi le banconote, scomparsi misteriosamente di settimana in settimana in casa a derubare un'anziana coppia vittima dei furti, la collaboratrice domestica da tempo in servizio nella loro abitazione di Montevarchi. La donna è stata scoperta da un'indagine lampo dei carabinieri di Cavriglia scattata dopo la denuncia degli anziani coniugi. All'ennesimo episodio, infatti, la coppia di ultranovantenni ha deciso di rivolgersi ai militari raccontando la vicenda e fornendo dettagli dei monili trafugati per un valore complessivo di oltre 10.000 euro. Ben presto il cerchio si è stretto attorno alla colf, ulteriori approfondimenti svolti anche con la visione dei filmati di videosorveglianza hanno poi aggravato la sua posizione. Messa alle strette ha ammesso le sue responsabilità, immediata la perquisizione eseguita in flagranza di reato dai carabinieri che hanno rinvenuto nella sua abitazione la maggior parte dei monili d'oro scomparsi negli anni dalla casa, recuperati e restituiti ai coniugi. La donna è stata denunciata per furto in abitazione aggravato e continuato mentre proseguono gli accertamenti per tentare il recupero della refurtiva mancante. Emesso dal Tribunale di Firenze su proposta della DDA fiorentina un decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per 4 anni e di confisca di beni per oltre 5 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di origini calabresi domiciliato nell'Aretino, nel comune di Pergine, Laterina Valdarno. Secondo la procura, l'imprenditore sarebbe infatti legato alle cosche andranghetiste Gallace di Guardavalle e Grande Aracri di Cutro. Un rogo in un'abitazione si è verificato questa mattina, scoppiato probabilmente a causa di residui di cenere lasciati in un camino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri a Partina, frazione di Bibbiena e ovviamente anche i vigili del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto anche la legnaia, per questo garage e terrazzo che si trovano sopra hanno riportato gravi conseguenze. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza anche 2 bombole di GPL. L'abitazione risulta comunque essere agibile. E sempre i vigili del fuoco del comando Aretino assieme al nucleo elicotteri questa mattina sono intervenuti all'Alpe di Poti in una zona impervia per il soccorso ad un uomo caduto accidentalmente dalla mountain bike che si era ferito ad una gamba. Fondamentale dunque il soccorso anche con l'elicottero Drago 53, l'uomo è stato poi portato e affidato ai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Aretino San Donato. Ed è ancora allerta a neve per le prossime ore in provincia di Arezzo, previsioni meteo con codice arancione per la giornata di domenica, previste abbondanti nevicate nei passi di montagna e nei passi appenninici della Val Tiberina e del Casentino. La provincia di Arezzo dunque per motivi di sicurezza raccomanda di limitare gli spostamenti se non quelli necessari, evitando di recarsi nella giornata di domani nei passi di montagna per vedere la neve. Proprio nella fine settimana in cui gli impianti avevano riaperto. L'Appennino Tosco-Romagnolo è finalmente imbiancato per la gioia di sciatori e proprietari degli impianti, uno su tutti il comprensorio dell'Abetone, che in questo fine settimana, è facile pensare, sarà preso d'assalto. I 50 cm di neve caduti a quota 1450 metri hanno permesso agli operatori turistici di aprire la stagione invernale di Fangacci Montefalco, la più importante stazione della Romagna e del Casentino, e di rendere dunque fruibile la pista e dare il via libera anche allo sci di discesa. Non solo sci, ma anche ciaspole, sci da alpinismo, fondo escursionistico e le fat bike, quelle a ruota larga. Per chi rimane in città e deve muoversi con l'auto, la neve è indubbiamente un disagio che, secondo le previsioni meteo, durerà ancora poche ore. Quello che è certo, dicono gli esperti, che il freddo arrivato in questi ultimi giorni non ci abbandonerà tanto presto. Il rischio maggiore, dunque, per le prossime settimane sarà il fondo stradale ghiacciato. Un'auto per il trasporto di persone che hanno difficoltà a muoversi in autonomia, una donazione grazie all'impegno di tanti sponsor avvenuta ieri mattina nella sede Hauser in piazza Andromeda ad Arezzo. Viva! Presidente, a che cosa servirà questo mezzo che vediamo alle sue spalle? Questo mezzo servirà a servire meglio, diciamo così, perché lo utilizzeremo per la mobilità di quelle persone che hanno dei disagi a muoversi da soli, quindi usufruiranno del nostro apporto e noi utilizzeremo questo mezzo per poterli portare a secondo dove hanno le loro necessità. I cittadini come potranno chiedere questo SOS, questo aiuto? I cittadini dovranno chiamare l'Hauser.
rivolgersi all'Auser. Molti hanno i nostri telefoni, certamente, e comunque noi siamo qui in Piazza Andromeda al numero 30, possono venire e programmare una loro urgenza, una loro necessità. Per ora non abbiamo mai lasciato indietro nessuno, lo possiamo dire con orgoglio. Con questo mezzo sicuramente potremo fare meglio, perché qui c'è il cuore degli sponsor, ma c'è il cuore anche nostro, e insieme vedrete che faremo delle buone cose. Senta Presidente, questa mancanza di volontari che le pubbliche assistenze stanno lamentando, ma anche le associazioni di volontariato, voi la sentite? Purtroppo la sentiamo tutti, questa è una cosa, perché manca un pochino, non la voglia, ma manca un po' la cultura, sembra che insomma si viva più tranquillamente se non c'è nulla. Invece no, se c'è una società organizzata che aiuta le persone, che aiuta i soggetti più fragili, l'ho detto prima e lo ripeto, là dove i soggetti fragili sono aiutati e rispettati e stanno bene, gli altri poi stanno ancora meglio. Insomma, è stato detto in conferenza stampa che invecchiare deve essere un piacere, non un problema. Forse questo mezzo va proprio in questa direzione. E poi c'è stato anche un altro termine. Sì, anche perché non ci sono tante scelte, quindi è bene pigliarsela, diciamo, con comodo, e quindi pensare che invecchiare fa bene, insomma, perché chi non invecchia vuol dire che è partito prima. Quindi, sicché... È stato ricordato, insomma, l'importanza di fare una donazione in un momento storico, no, economico come questo, non c'è nulla di scontato, mi verrebbe da dire. Sì, dunque il cuore ci deve essere sempre, perché chiaramente quando il cuore c'è e sei portato a fare un qualcosa di bene, è chiaro che non devi guardare al momento, fai per quello che puoi, però chiaramente ci deve essere sempre un po' di aiuto, perché la società, parecchi nella società ne hanno bisogno. La mostra dedicata al fisico sovietico Andrei Sakharov e alla sua lotta per i diritti civili è arrivata anche ad Arezzo nel Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università di Siena. Sarà visibile fino al 28 gennaio, da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19.30. Un'esposizione che si compone di due parti, la prima dedicata alla figura del fisico, diversi pannelli ne illustrano l'attività scientifica, il dissenso, la lotta per i diritti umani, l'esilio, il premio Nobel e l'impegno politico per la democratizzazione del sistema sovietico. La seconda parte invece è dedicata alle personalità e alle organizzazioni che sono state insignite del premio Sakharov dal Parlamento europeo a partire dal 1988. E domenica pomeriggio invece un appuntamento a Spazio Semi in via del Pantano, che ospiterà l'iniziativa di Scudo di Pan dal titolo Storie di umani e animali in tempo di guerra. Siamo qui in mezzo ai nostri gattini e cagnolini perché volevamo invitare tutti domenica prossima, il 22 di gennaio, alle 5 di pomeriggio, a Spazio Semi, che è un centro culturale e artistico ad Arezzo, perché ci sarà una conferenza molto bella, molto interessante, della nostra volontaria e giornalista Sara Lucaroni. Storie di coraggio e speranza sviluppata nei territori di guerra. Però non vi aspettate né immagini violente o cruente, anzi tutt'altro, una conferenza molto bella che ci dà voglia di fare ancora di più. L'ingresso è a donazione, perché il nostro progetto è quello di riuscire ad avere tanti soldini per aiutare il nostro rifugio e possibilmente inviare una bella cifra anche a qualche rifugio in queste zone di guerra con i quali abbiamo contatti. Quindi partecipate numerosi e dateci una mano ad aiutare. Grazie. Al Teatro Mario Spina è arrivato il primo appuntamento dell'anno con Danzando con il Mostro. Noi con gli anni abbiamo imparato benissimo l'importanza di certe cose e ci siamo allenati moltissimo nel nascondere ogni nostro sentimento o pensiero negativo. Il negativo è negativo. Noi ci siamo allenati per non turbare gli altri. Enzo, soprattutto quelli dello scalino superiore.
un trio di fuoriclasse del teatro italiano assieme per la prima volta nello spettacolo Danzando con il Mostro. Serena Ballivo, Mariano D'Ammaco e Roberto Latini, tre vincitori del premio UBU, il più prestigioso riconoscimento del teatro italiano, sono saliti sul palco del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino per il secondo appuntamento del 2023. Lo spettacolo porta in scena un viaggio nella mente di un individuo, nel suo tormento, nella sua sfida con se stesso. Ma allora, in Danzando con il Mostro, che è uno spettacolo dove ho avuto l'onore di poter comporre e firmare l'opera insieme a Serena Balivo, mia compagna abituale, ma un artista anche come Roberto Latini, in realtà in Danzando con il Mostro in effetti c'è un elemento scenografico a cui fanno riferimento i materiali dello spettacolo, che può essere letto come una torre, forse una torre dell'orologio, forse una torre dove c'è una finestra. È un luogo, in questo Danzando con il Mostro, che è una specie di allucinazione, dove noi chiediamo allo spettatore di abbandonarsi e di sognare insieme alle visioni che si succedono. In qualche modo diciamo che anche questo luogo può assumere vari modi di essere letto dallo spettatore. Forse è semplicemente la finestra di casa di qualcuno, forse una torre dove vive qualcuno, chissà chi, forse una torre con un orologio. La farina di castagne potrebbe essere un rimedio per combattere il grande freddo. Sentiamo adesso una storia che arriva dal Valdarno, dove un agricoltore ha reso questo alimento un'attrattiva per turisti. La castagna, alimento che a lungo ha sfamato le popolazioni, soprattutto nel dopoguerra e nei mesi più freddi, oggi diventa una prelibatezza. Il 2022 è stato un anno importante per la castanicoltura della provincia di Arezzo, che dopo periodi altalenanti ha potuto contare su un raccolto buono e sano e, perché no, anche redditizio. Marco Albertoni, proprietario di un agriturismo a Castelfranco di Sopra, nel Valdarno aretino, dopo una vita di lavoro a Firenze, è tornato alle sue origini. Ha dotato la sua azienda di un essiccatore all'avanguardia, di un mulino utilizzato esclusivamente per la produzione della farina dolce, capace di garantire un alimento gluten free che, unito alla ricetta dei nonni, diventa una forte attrattiva per i turisti. E mi è venuto anche la voglia di ritrovare questa cosa che facevo da bambino, un pochino più, più sostenibile anche per me, per guadagnare qualcosa. E si è fatta una procedura, abbiamo comprato il mulino, abbiamo preso le castagne, ho comprato un castagneto e facciamo, e qualcosina si guadagna. E mi sembra anche venga un bel lavoro. Ho l'agriturismo e penso anche in futuro che sia anche una cosa di ricavo nell'agriturismo, per vedere, per arrivare, perché siamo in zona montana. Abbiamo l'iris, abbiamo il giaggiolo chiamato, e insomma lì qualcosa si riesce a ricavare. Passiamo alla pagina dello sport. Dalla Dakar a Castiglion Fiorentino, il centauro Parolucci ricevuto a Palazzo San Michele dal primo cittadino Agnelli. Il ruggito è di un grande atleta che non molla mai. Io vorrei vedere quale pilota, dopo una caduta a 120 orari e uno svenimento, non sai manco se si è rotto qualcosa, rimontare, tagliare la strumentazione nel deserto da solo e andare all'inseguimento di quell'altri e arrivare a sesto nonostante tutto. Ecco, questo la dice tutta sulla caparbietà, la cocciutaggine di uno sportivo che veramente... Cioè, si allena tantissimo tutto l'anno, cioè, l'ho seguito io personalmente i suoi allenamenti, per farvi capire, nel deserto si alza alle 4, fino alle 6 corre, dalle 6 monta a moto fino al tramonto alle 5 del pomeriggio. Ecco, questo io personalmente sono andato io con lui in Tunisia e era la sua tabella d'allenamento, ecco, per farvi capire quanto questo ragazzo che ha 29 anni si dedica a questo sport, anche con tutti i sacrifici che ne concernono, cioè tipo non va in discoteca, non beve, mangia poco, cioè sta attento a tutto, ecco, come veramente un atleta che va alle Olimpiadi, e questo ne fa un grande onore per lui. Sono contento perché è la prima Dakar che riesco a finire. L'anno scorso era stata la mia prima Dakar, ma non, per un problema alla moto non l'ho finita, e quest'anno l'abbiamo finita e l'abbiamo finita con un buon risultato. Poi sì, ci sono diverse cose da migliorare per il futuro, però credo che esserne consapevoli è già un passo avanti per il prossimo anno. Cosa significa per un pilota partecipare alla Dakar? Cosa c'è dietro? Dietro ci sono tante cose. È un anno di preparazione,
tutti i giorni, sotto tanti punti di vista, da recuperare il budget all'allenamento fisico e mentale. Quindi io, questo per me è il mio lavoro e sono impegnato 365 giorni all'anno per preparare una Dakar. Calcio oggi alla Comunale, l'atteso derby con la San Giovannese, un derby che si è concluso con un pareggio 1-1. Sentiamo adesso le interviste del fine partita. Stando così, specie a Arezzo, tutte le volte non c'è una partita che ci va liscia. Credo sia che si giochi in Ferrotondo Media minimo la terza volta qui a Arezzo. Incredibile. Se fa una roba di genere il 20° in primo tempo, il 25°, incredibile. Tanto Patrello nei scelte iniziali insomma, è stato scelto al posto di Convitto, che poi è entrato nella ripresa. Un Arezzo che era partita anche molto bene, schiacciando un po' gli avversari, e dopo in 10 ha faticato tanto a riuscire a costruire occasioni da gol. Giovani in Ferrotondo Media per un tempo e mezzo non è facile per nessuno, non ce l'abbiamo fatta a tenerla. Quando fai questi errori così devi pagare e li paghi, come è successo. Però domani a Pienese non giocherà, la partita sarà inviata a mercoledì, quindi Arezzo al momento comunque è in testa alla classifica. Adesso c'è da lavorare per la gara la settimana prossima, una trasferta in Valdarno contro il Ternano Traiano. C'è tempo per la prossima. Siamo rammaricati per questa, la prossima c'è tempo per pensarci. Ecco, analizzando l'episodio che poi è stato all'Arezzo, insomma, il continuo del gioco, l'espulsione di Pattarello, il giocatore come ha reagito poi in spogliatoio all'espulsione? Non l'ho nemmeno guardato, non lo so. Sì, episodio chiave, però già dopo il nostro vantaggio avevamo avuto dei possessi palla sbagliati, e poi ovviamente l'episodio condiziona un po' la partita, però secondo me ci eravamo difesi abbastanza bene e loro hanno trovato questo gol. Noi alla fine eravamo veramente stanchi e quindi era dura pareggiare, però io sono positivo, guardo il bicchiere mezzo pieno e sono fiducioso per il futuro. Comunque un punto che mantiene Arezzo in testa alla classifica, almeno provvisoriamente, fin quando Pienese non recupera la gara mercoledì prossimo, e settimana prossima c'è già la Terranova Traiana. Ti chiedo cosa ti aspetti da questa settimana, che poi insomma punterà a quella sfida lì, considerando il fatto insomma di come è nato questo pareggio stasera. Mi aspetto la settimana che facciamo sempre, perché ci alleniamo sempre forte, ci alleniamo al massimo, e abbiamo dimostrato che dopo le batoste, a parte questa non è una batosta, però sappiamo reagire, e quindi sono sicuro che lo faremo anche domenica prossima. Tanto non è la prima volta che Arezzo chiude in 10 al Comunale, è una partita, non c'era Polvani, quest'oggi assente, è stato riposto Lazzarini al tuo fianco, la coppia centrale inedita, ma come vi trovate assieme? No, ci troviamo bene, Lazza, Polva, Mattia, sono tutti giocatori forti, quindi chiunque giochi, insomma, ci troviamo bene tutti. Siamo una squadra di, come ho sempre detto, di 20 giocatori allo stesso livello, quindi gioca uno, gioca l'altro, fa poca differenza. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.